Salve a tutti, buonasera, oggi 14 maggio, un 14 maggio caldo, caldissimo, verso le 3 di pomeriggio e il 4 di pomeriggio a Palermo c'è stato proprio 39 gradi, 35, non vorrei proprio dire dare dei numeri, ma assolutamente, personalmente reduce da questo caldo, reduce ancora sopravvissuta, contenta di esserlo, adesso la temperatura si è abbassata. Pensavo a un video. Proprio come anticipazione, come prospettiva rispetto alle nuove norme che proprio ieri Conte ha evidenziato e che saranno appunto attive dal giorno 18, dove c'è inclusa anche la stagione estiva, cioè come andremo a mare nel periodo del coronavirus nel 2020. Quest'estate 2020 effettivamente per certi punti di vista più o meno indimenticabile, anzi che tutti noi dobbiamo cercare di rendere indimenticabile, ovvero dimenticando al momento quei problemi che sono stati contraddistinti, almeno da marzo, da questa pandemia così inaspettata. Allora, i consigli che volevo dare, che voglio qui dare da un punto di vista psicologico, sono praticamente consigli proprio relativi a come passare nel migliore dei modi l'estate. Sfatando anche dei miti, ho sentito dire no, io non andrò mai con le regole, con le norme della prossima estate a mare, preferisco stare a casa e non andare a mare, vedremo anche quali sono le norme. Diciamo che dandosi un po' la zappa sui piedi, visto che il mare e la spiaggia e comunque la stagione estiva sono degli effetti benefici che non possono essere liquidati con la paura o anche con il non, anche col dire non mi viene voglia di andare a mare. Allora, intanto vediamo il dato di realtà. E dal 18 si aprono ristoranti, si aprono bar e parrucchieri. Anche già a Palermo fondamentalmente ci sono le prime pulizie dei locali. Quindi ha questo aspetto positivo, anche se contingentato, anche se su prenotazione, dà sicuramente un altro spaccato di vita. Tutti possiamo respirare e dire finalmente usciamo, non siamo più in questi resti domiciliari, ovviamente per motivi di sicurezza. Senza assembramenti, siamo tutti consapevoli che dobbiamo dare una mano a noi stessi e alla sopravvivenza futura delle generazioni, perché qualche virologo, tra cui Pregliasco, faccio proprio il nome, ha dichiarato nella trasmissione di martedì di La 7 che dovremmo convivere col virus 1 o 2 anni. Quindi ci sono ancora, cioè, nonostante il fatto che il vaccino non esista, mettiamo una delle peggiori delle ipotesi, però per 2 anni dobbiamo stare attenti a cosa facciamo per vivere bene e vivere a lungo, anche se la situazione economica effettivamente non è delle migliori. Ecco perché il 18 si riaprono bar, ristoranti e parrucchiere. Siamo a maggio, al sud c'è il caldo e arriverà il periodo estivo. E contemporaneamente la notizia della riapertura di queste attività commerciali lunedì prossimo si pone un'altra prospettiva. L'altra prospettiva è quella di andare a mare, intanto con le prenotazioni, anche addirittura con le fasce orarie, ho letto sul Mattino, mi sembra, e con una distanza tra ombrelloni e ombrellone di 4 metri e mezzo e tra sdraio e lettini di 5 metri. Quindi abbiamo 4 metri e mezzo, 5 metri, senza possibilità di usare asciugamano, questo sarà un bel problema, e soprattutto, come ho letto anche in un altro articolo, senza possibilità di annegare. Ora, io non so se questo effettivamente è stato un articolo ironico, con lo sfondo ironico sicuramente, ma poiché appunto non è possibile più fare, non è possibile appunto per le norme in vigore, per il contagio, la respirazione bocca a bocca, il bagnino non può espletare le sue funzioni. Quindi di conseguenza stiamo attenti ad annegare. Ovviamente questo era un paradosso per dire, dico, stiamo attenti perché effettivamente saranno tecniche salvavita, ma certamente la stampa, forse per sdrammatizzare o forse anche per rendere l'aria meno tesa, esce con dei titoli, ho evitato a annegare, che effettivamente hanno del particolare, sono un po' surreali, ecco così. Smorzano l'attenzione, forse apparentemente fanno anche bene. Però quello che i virologi dicono, il fatto che il vaccino non si trovi, sono delle, è comunque, non si, ancora non sia completo, il fatto che siano comunque delle sperimentazioni ancora in atto, ci fa ben sperare. D'altronde dobbiamo continuare a vivere, usare le misure di sicurezza e attenerci a quello che sarà il mare. Il mare sarà una spiaggia chiaramente contingentata. Buon per noi che siamo fruitori del mare e delle spiagge,
purtroppo non bene per i gestori che vedranno ridursi moltissimo, moltissimo, moltissimo le persone. Tra l'altro, proprio oggi mi sono recata in una parrucchieria, parrucchieria barra estetista, per prenotare una visita da utente, e la proprietaria mi diceva che stanno organizzando degli accessi contingentati e rimarranno aperti questi negozi all'interno anche il lunedì. Di solito la chiusura è lunedì, quella di questi centri. Perché ovviamente è un problema economico, si sta riaprendo per un problema economico e si stanno pulendo le strade e la balneazione per un discorso, pure anche questo economico, per evitare un tracollo economico che le misure, proprio direi detto da Conte, e diciamo, stanno cercando a cui queste misure nuove economiche stanno cercando di venire incontro, quindi bonus per i liberi professionisti in automatico date ad aprile, anche a maggio, con un supplemento da 600 a 1000 euro, ad esempio, con l'aiuto alle imprese. Quindi l'aiuto alle imprese significa anche le possibilità di costituire un tappeto proprio di servizi laddove, per esempio, laddove i servizi costituiscono, per esempio, per la Sicilia i servizi di terzo settore, in questo caso il turismo, costituisce la fonte primaria di guadagno. E proprio ieri, per la tristezza, la tristezza rabbia in realtà di un proprietario di un'attività commerciale, non mi ricordo quale, sardo, in Sardegna, che ha distrutto proprio a colpi di piccone dei macchinari perché non aveva più la possibilità di aprire quell'attività. Fortunatamente non aveva un'altra, ma proprio anche la disperazione, le immagini mediatiche che mettono in evidenza quanto le persone, se non ce la fanno, decidono di chiudere, non possono fare altro. E in alcuni casi gli imprenditori, soprattutto in Nord Italia, sono ricorsi al suicidio. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore spunto di riflessione, ma si sa. Quando un imprenditore fonda la sua vita sull'impresa e non può pagare dipendenti, è il suicidio, anche perché appunto non può effettivamente pagarli, anche per un senso di colpa e di inadeguatezza rispetto ai dipendenti. Ma a prescindere da questo, non andiamo fuori tema, perché il tema fondamentale è il mare e la spiaggia. Allora, il mare e la spiaggia, ho sentito dire, e questo è un appello: no, non andrò mai a mare, oppure, dato che comunque la spiaggia libera c'è proprio, al momento una difficoltà proprio a poterne usufruire come una volta. E quindi con un sovrapprezzo anche dell'affitto degli sdraio e lettini, tra l'altro. Però ancora vedremo cosa avverrà, insomma, in occasione dei prossimi mesi. Ma questo spauracchio del non andrò a mare, ovvero ci andrò ma di malavoglia, già al solo pensiero sto proprio male, e appunto evito, quindi la paura anche del non mi godrò il mare così tanto deve essere, almeno dal punto di vista psicologico, con questo video voglio proprio sfatarla, enucleando quelli che poi troverete anche nei vari manuali. I benefici. Quali sono i benefici del mare e della spiaggia? Allora, intanto è riconosciuto da tutti i punti di vista, da tutti i tipi di manuali, che il mare ha un effetto benefico sul tono dell'umore. Intanto camminare sulla spiaggia con le orme proprio dei piedi che vanno proprio a sagomare la spiaggia, quindi anche il senso della morbidezza, il senso proprio della pressione, no? Delle orme dei piedi sulla sabbia, questo è molto distensivo per i muscoli. E il fatto che comunque la salsedine libera serotonina, quindi il tono dell'umore, d'accordo? Poi anche il fatto che comunque la creatività è proprio il guardare l'orizzonte stimola appunto la creatività. E va bene per i bambini, va bene anche per le donne, per le donne, per gli uomini che hanno per esempio problemi di circolazione, perché appunto anche l'acqua marina, anche la piscina fa questo, ma il fatto che comunque le gambe si mettono in movimento e lambiscono l'acqua marina favorisce la circolazione e quindi anche previene per esempio i radicali liberi. Ci sono tantissimi effetti che fa il mare e che fa anche la spiaggia. E questi sono aspetti che non possiamo non considerare. La scienza dice pure che è bene assaporare metaforicamente l'acqua marina in alcune ore, quale per esempio il tramonto e le prime luci dell'alba. Il mare è talmente importante proprio per la rigenerazione anche ossea, ma soprattutto per appunto,
Sistema antidepressivo lo possiamo pagare alla natura verde. D'altronde c'è chi va a mare, anzi c'è chi non va a mare perché non ama il mare, c'è chi ama la campagna. Dico il mare anche perché ama il mare, non è obbligatorio andare a mare, ma preferenzialmente sì, va a mare perché il periodo estivo è il periodo del mare. Mare o montagna che si scelga, o campagna che si scelga, nel caso specifico del mare, ecco, l'invito è quello di, sotto questo spunto, andare ancora di più a vedere tramite internet, tramite appunto manuali specifici, quali sono i benefici e ristrutturare questa paura, siamo ancora all'inizio, e cogliere, attrezzarsi e vedere proprio nell'attività anche sportiva che si può fare sulla riva o anche semplicemente una passeggiata che si può fare col congiunto, viene da pensare adesso, una attività fondamentale da vedere. Adesso, visto il contesto, magari non tanto come mi diverto tantissimo, anche perché probabilmente non c'è la possibilità di fare serata all'aperto, quindi discoteca per evitare gli assembramenti, ma con un momento che prendo per me di relax, come potrebbe essere, per esempio, andare dal parrucchiere, andare in un centro benessere, ok? Quindi prima di fare delle affermazioni come non andrò in spiaggia perché alla fine non c'è gusto, non posso stare, non posso fare baldoria, guardiamo l'aspetto più personale, più l'aspetto, diciamo, ecco, curativo. Guardiamo l'aspetto curativo del mare e della spiaggia. Questo è un invito proprio in conseguenza di quello che mi sono detto. Adesso, mentre sto facendo il video, entra un bellissimo vento notturno, di serale, perché sono esattamente le 8:30 della sera. E l'invito anche ad andare in spiaggia la sera. L'invito quello di, ecco, in questo momento in cui psicologicamente, qui diventiamo più seri, ecco, stiamo passando dal nulla al tutto. C'è la tentazione di voler fare baldoria, c'è la tentazione di volersi sfogare, di voler incontrare amici, fare barbecue, fare serate danzanti. Non si può. Non si può. Però, siccome alcune tendenze, questo purtroppo è tendenze nevrotiche, devo dire, sono messe in atto, se dobbiamo andare dal nulla al tutto, rischieremo di non, cioè, se dal nulla vogliamo il tutto, come una tendenza nevrotica e d'autoreclusione vuole, ci troveremo magari alcune non voler andare a mare, per esempio, e a già pensare, ah, ma che disagi, e a togliersi un'opportunità. Quindi il nostro obiettivo è quello di iniziare gradualmente e quelle attività che ci sono permesse e che, come le terme, dico, permettono di stare bene. Quindi il mare è un'opzione assolutamente da vedere, non tanto quanto comitiva, baldoria, eccesso, ma da prendere nel suo contesto di terapia, terapia. Quindi quello che vi chiedo è quello di postare dei commenti sul mare, come vi fa sentire il fatto di avere queste restrizioni, di non avere asciugamani, di essere un po' controllati. D'altronde, proprio ora mi sta venendo in mente il fatto che stamattina l'Università di Padova ha aperto l'accesso, non tutti lo stanno fatto, agli studenti che dovevano lavarsi le mani, la mascherina, e gli studenti si lamentavano. Insomma, l'invito del de lamentarsi perché. Appunto, ci sono anche certe persone che si lamentano sullo sfondo nevrotico, dal nulla vorrebbero tutto. Però in realtà accontentarsi e godere di questi piccoli momenti di ritrovata normalità ci aiuta poi, ci aiuta in due sensi. Ci aiuta a godere di questi piccoli momenti, di vederli come spazi personali, in caso in cui dovesse proprio andare male, si dovesse chiudere, quantomeno l'abbiamo vissuti. Ma se la cosa dovesse proseguire come ci auguriamo e come sta avvenendo, perché la curva dei contagi non si innalza, per fortuna non ci sono almeno in Italia, vivremo poi questo momento e vivremo ancora meglio in questa attesa, in questo desiderio del grande ritorno della grandissima normalità che si suppone fra un anno, insomma, hanno spostato anche i termini, all'inizio del 31 luglio si sta spostando, chiaramente ritorna alla normalità, perché è tutto in fieri, e vivere questi momenti proprio in maniera più tranquilla possibile e più parsimoniosa possibile. Il tutto è subito. In questo caso davvero non serve a nulla. Quindi evitiamo anche di indulgere in articoli, diciamo, demotivanti. Ovviamente, vabbè, giornalista, io sono un giornalista, fa anche la sua parte, perché a volte si massimizza o si dà enfasi su un particolare, proprio il titolo deve dare anche una certa enfasi tra preoccupazione e impressione,
affinché il lettore legga, però effettivamente anche il pensare a tutte le limitazioni del mare, 5 metri di distanza, 4 metri di distanza, devo dire che rispetto a quello che c'è stato è veramente un'inezia. Quindi invito a leggere le notizie, comunque invito anche a pensare a questa rinnovata libertà come un momento per sé, come proprio una goccia che poi diventerà poi appunto il mare, in cui poi tutti potremmo fare calò, magari in quest'agosto no, perché il virus se ne deve andare, e quindi tutto andrà bene se seguiamo le norme, e a livello psicologico andrà bene, però solo se seguiamo quello che la medicina e la psicologia dicono. Per esempio il mare sì, lasciamo sullo sfondo tutto quello che è come dire, un difetto rispetto a quello che dovrebbe essere, l'eccellenza dovrebbe essere appunto le serate, i balli di gruppo, non si può. E allora focalizziamoci su quello che si può, su quello che comunque fa stare bene perché il mare fa bene, rispolveriamoci quegli effetti positivi, lasciando sullo sfondo quello che non si può. Quindi accontentarsi sì, in modo che poi potremmo usufruire, potremmo godere meglio di quello che viene dopo. Credo di non aver dimenticato nulla, perché notizie fondamentali sono queste. E come vivete il fatto che si andrà a mare così? Chi pensa di non volerci andare? Se aprendo il ristorante lunedì dico abbiamo una licenza di sicurezza e abbiamo addirittura i pannelli di plexiglass, non sarà proprio una scenetta romantica, però davvero io sento che c'è chi la vive in maniera ancora quasi come in maniera punitiva. Allora, vivete in maniera punitiva queste concessioni governative, cioè vivete queste come concessioni governative e quindi dite effettivamente potevano fare di più, ma oppure si comprende davvero o si interpreta queste aperture come la bellezza di una normalità che poco a poco poi giungerà ad una normalità pre-marzo 2020? Tutto questo postatelo nei commenti sulla pagina Facebook. Vi ringrazio e godendo di questo fresco sole che entra alla finestra mentre sto registrando e presupponendo che ci sia caldo e quindi godendomi anche immaginativamente il mare prossimamente, vi auguro buona serata, aspetto i commenti, arrivederci, buonasera.